Buonasera. So che è un pochino tardi questa sera, però ho purtroppo avuto altre cose più urgenti da fare. E voglio fare le spuntature con le salsicce in umido col sugo e poi ci faremo gli gnocchi. Nel frattempo stanno cuocendo le patate, poi più tardi vedremo come fare gli gnocchi. Quindi le mie spuntature, le mie salsicce le ho già messe a marinare con del vino rosso e dell'alloro. Quindi ora sono pronte per essere cucinate. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, cominciamo. Abbiamo qua la nostra pentola. Mettiamo un pochino di olio. Non eccessivamente. Abbiamo del guanciale, io ce lo metto un pochino perché mi piace. Sedano, carota, cipolla. Un po' di peperoncino ci mettiamo. Facciamo un bel soffrittino. Guanciale a Roma è un'istituzione. Un pochettino di guanciale gli dà un buon sapore. Ci facciamo un bel soffritto. L'abbiamo fatto a pezzettini. Poco poco di peperoncino, appena appena. Ok? Prendiamo una bella cucchiarella, che non manca mai, e lo facciamo andare, lo facciamo rosolare. Nel frattempo prendiamo la cipolla e metteremo anche la cipolla. Facciamo un bel soffrittino. Carota e il sedano. Facciamo un bel soffrittino. Il nostro pezzo fritto. In questo caso io ho del sedano rapa e va benissimo. Ho il sedano rapa o il sedano normale. La comodità del sedano rapa che si mantiene più a lungo. C'è meno spreco, non ha le foglie, quindi abbiamo messo il sedano. La nostra carotina la pigliamo e mettiamo anche un po' di carota. Facciamo soffriggere e poi aggiungeremo la nostra carne che abbiamo lasciato a marinare con il vino rosso, così si toglie un po' quell'odore particolare che ha il maiale, come quando facciamo anche la cacciagione. La cacciagione magari va tenuta il giorno prima, almeno un giorno e una notte la tenete. E appunto il maiale va bene così per qualche ora. Ecco qua. Mettiamo anche la carota e facciamo soffriggere. Bene, bene, bene. Abbiamo anche l'alloro che abbiamo messo, lo lasciamo. Le salsicce, visto che andremo poi a condire gli gnocchi con questo bel sughetto, io le apro in modo che fanno un bel sugo bello corposo. Ok? Quindi ci prendiamo la pelle e ci lisciamo. No, niente.
Lo mettiamo il seno alla fine, tutto. Inizia già a sentire il profumo. Ecco. Ecco. Benissimo. Abbiamo messo in cottura le nostre belle salsicce. Le abbiamo aperte, le abbiamo fatte a pezzetti, le abbiamo messe in cottura. Adesso facciamo rotolare l'orbellino, tutto quanto, tutto insieme. Poi metteremo anche le nostre spuntature che abbiamo lasciato marinare. Poi finiamo con il vino bianco e lasciamo cuocere un pochino. Dopodiché aggiungeremo il nostro pomodoro, eccolo qua, la nostra, una salsa passata, un pelato, questo è un pelato che io ho passato un pochino, così viene un bel sughetto. Qui abbiamo le spuntature che abbiamo, hanno questo colore perché le ho lasciate con il vino rosso, le ho fatte marinare un po'. Quindi possiamo mettere anche loro. Abbiamo messo un po' d'alloro, eccolo qua. Le mettiamo a rotolare. Dopo che si sono rotolate, aggiungiamo del vino bianco sufficiente a sfumare e facciamo cuocere. Dopodiché andremo, una volta che si è sfumato il vino, mettiamo il nostro pomodoro e facciamo andare in cottura piano piano. Prendiamo il coperchio. Dopo. Possiamo mettere un po' di sale sulle spuntature, la carne, e poi metteremo del sale anche nella salsa di pomodoro dopo. Rotolare ancora un pochino e poi aggiungiamo il vino bianco. Aggiungiamo il vino bianco, eccolo. Mettiamo il nostro vino abbastanza, ok, e facciamo sobbollire. Nel frattempo controlliamo le nostre patate se sono pronte. Oh, le patate sono cotte, le possiamo scolare e facciamo freddare un pochino. Diciamo, ecco qua, tante volte abbiamo fatto i gnocchi, abbiamo visto che non ci vuole molto a farli. Ecco fatto. Bene,
Quindi ora dobbiamo soltanto aspettare che evapori il vino. Ci vuole un pochino, eh? Quindi magari ci vediamo più tardi, ok? Qualche minuto ci vuole. Quindi dopo ci rivediamo. Nel frattempo questo, una volta che si è ritirato il vino, ciao Laika, che si è ritirato il vino, che ha sfumato, possiamo aggiungere il pomodoro e facciamo cuocere. Quindi per il momento abbiamo visto come va fatto. Ci vediamo dopo, così facciamo, mentre cuoce il sugo, prepariamo i nostri gnocchi. A dopo, a presto. Ciao Tony, grazie. Ci vediamo fra un po', ok? A più tardi.